Benvenuto nel Museo in Comune. In questa schermata sono presenti gli archivi delle opere di proprietà del Comune di Brugherio e delle mostre svolte in città. Nella sezione Le mostre potrai procedere alla ricerca delle mostre a cui sei interessato per titolo, data e luogo. Nella sezione Le opere potrai procedere alla ricerca delle opere di proprietà del Comune per titolo, artista, data e soggetto. Nella sezione Artisti potrai procedere alla ricerca degli artisti presenti nella collezione del Comune o che hanno svolto una mostra a Brugherio. Cliccando sull'icona Virtual Tour si entra nella pagina del tour virtuale. Benvenuto nel tour virtuale del Museo in Comune. Questo viaggio ti porterà alla scoperta della collezione del Comune di Brugherio, proprio come in un vero museo, e alla scoperta delle più importanti mostre che si sono svolte negli spazi espositivi del Comune. Un'opportunità per tutti i cittadini e gli interessati di ripercorrere la storia artistica brugherese e fruire appieno della bellezza delle opere custodite nelle sale di Villa Fiorita. Clicca sulla mostra interessata o sulla collezione comunale. Per ruotare la visuale, mantieni premuto il tasto sinistro del mouse e indirizza la freccia nello spazio a tuo piacimento, oppure utilizza le frecce direzionali presenti nella barra in basso al centro. Per avvicinare o allontanare la visuale, ruota la rotella avanti e indietro, oppure utilizza i tasti più e meno presenti nella barra in basso al centro. Per attivare la rotazione automatica della visuale e indirizzarne l'andamento, utilizza i tasti rotazione e le frecce fast forward presenti nella barra in basso al centro. Per spostarti all'interno della galleria, clicca sulle frecce che trovi sul pavimento della sala. Per muoverti fra le diverse sale della collezione, clicca sulle porte all'inizio e alla fine della galleria, oppure utilizza i pulsanti nel riquadro in basso a destra. In ogni sala, cliccando sui bottoni A, B e C, ti potrai spostare all'interno della galleria. Per visualizzare le opere, clicca sul quadro stesso e si aprirà un'immagine dell'opera selezionata. Per visualizzare le informazioni riguardanti l'opera e l'autore, clicca il pulsante tondo I accanto all'opera. Per visualizzare i testi e i documenti riguardanti l'opera e l'artista, clicca il pulsante a fumetto I accanto all'opera. Per visualizzare i video a cura del Comune riguardanti l'opera e l'artista, clicca il pulsante nero Video. Per visualizzare altri video riguardanti l'opera e l'artista, clicca il pulsante azzurro Video.